Buonasera, ho pensato di fare ancora una partita prima di andare a dormire, nonostante sia tardissimo, perché mi spiaceva per il fatto che oggi non sono riuscito a farne altre perché ho avuto un po' di casini e insomma non sono riuscito a fare le solite tre partite, anche se è molto tardi, ho comunque deciso di fare l'ultima. C'ho un po' sonno, quindi perdonatemi. E niente. Vediamo come va. È una Ocean, ho trovato un Bron con una vita, che verosimilmente venderò, ma chissà. Interessante, due naso su una vein. Sì, dai. Mi tolgo subito il pensiero, mi compro anche questa leona. Ok, mi ha dato tutte cose che non c'entrano niente. Tra l'altro, due le blank. Questo è un problema perché ho tre woodland. Potrei anche vendere Zyra, ma comunque non arriverò a comprare tutto. Nemmeno che mi dia dei soldi. In quel caso posso sempre comprarmela una LeBlanc in più. Facciamo così, dai. No. Non è stata una buona scelta. Ah, ok. E vabbè, ci accontenteremo di queste cose qui per ora. Mi sa che il primo round è facile che io lo perda. È riuscito a ultare di nuovo, allora magari me la gioco. Eh sì, direi che è vinta. Buono, non aspettavo di vincerla questa. Sì, facciamo così. Certo, non è molto buono avere Leona qui dietro. Avrei forse dovuto metterla già subito avanti e mettere semplicemente Aatrox sul mano. Ovviamente non ci voglio mettere Vayne perché non ha il mana, quindi sarebbe un po' inutile. Come qualcuno già saprà, preferisco usare Jax all'usare Aatrox.
Lo trovo un champion. No, in realtà no. Cioè, in genere sì, però devo dire che Aatrox comunque fa più danni, fa 300 danni, mentre Jax ne fa 150, la metà con la sua ultimate. E mentre Jax è molto meglio per tankare, io devo dire che se c'è una cosa per cui non dovrei avere problemi adesso è tankare, quindi forse è meglio comunque avere qualche danno in più. Infatti gli ho shottato tre cose assieme. È simpatico. Ora, mi servirebbe una P per Nasus, visto che c'ha una vita. Oppure potrei prendere un armor per fare una Tormal su Leona. Oppure, boh, un attack speed per Vayne o una magic resistance per sperare in un'improbabile spatula. Ok, queste robe sono andate. È rimasta l'armor per fare una Tormal su Leona. Ci può stare, dai. Vendiamo tutto. No, aspetta. Questo lo vendo di sicuro. Non so se fare il livello. Sì, lo faccio. Meglio cercare di vincerne uno in più che volevo fare così, però. Ok. Così ho due Ranger che sono buoni. Sì, questo dovrei batterlo senza problemi. Compriamo tutto. Bello questo, adesso non me l'aspettavo. Allora ogni tanto un po' di culo ce l'ho anch'io. Me la farà pagare tantissimo dopo questa botta di culo ora, la so, però al momento ne approfitto ovviamente. E mettere Leona a prendere il grosso dei danni. Vabbè, questo team ha solo ottenuto i gold praticamente. Ma come fa ad avere 100 punti? Come faceva ad avere 100 punti con quel team? Ma non è possibile. Ma c'era schifo, aveva solo 4 woodland, cioè 4 champion, di cui 3 woodland. Ok, io sto trovando altri champion. Potrei anche decidere di vendere i due Aatrox. Mi danno un paio di gold, li vendo. Saperlo li tenevo. Non mi aspettavo così tanti. What? Ok, vado così. Un
voglio fare una wormhole qui, piuttosto lo metto qui sto oggetto, poi si vedrà. Beh, questo secondo Yorick è un ottimo auspicio, se poi mi desse anche il terzo sarei contentissimo. Maronna. Che fastidio, sti champi. Kindred con questi due oggetti ingestibile. Peccato, non volevo perdere ora. È andata male. Facciamo così. Questa non sembra che avrò problemi. Così. Vorrei fare un Infinity su Vayne con questo team. Oltre a quell'oggetto che ha già, ovviamente. Non capisco se sia ancora vincibile. Sì, mi sa di sì. Ok. Per un attimo sembrava che si fosse messa male, invece no. È stata recuperabile. Ora mi servirebbe sempre una AP per un Morello, che non c'è praticamente. Quindi posso fare solamente tipo una Redemption. Ma ovviamente se posso prendo Yorick, che non posso prendere. Questo è un problema. Ah, ok. Piglio questo, un oggetto per Vayne. Non era quello che speravo, ma. Ok, andiamo avanti così. Questo lo metto qui per forza di cose. E si va. No, di nuovo sta. No, non è nemmeno quella di prima, questa è una stella. Non dovrebbe darmi così tanti problemi questo. Invece Vayne che si mette ad ammazzare i cosi di Malzar uno per uno mi dà dei grossissimi problemi. E niente, il mio danno è stato disperso nel nulla. Questo è il problema di avere Vayne Carry. In una partita vinta si è messo ad ammazzare i cosi di Malzar uno per uno finché è morta.
Che tristezza. Niente. From out of the sewers comes doom. No, dai. Ma sì. Forse è più forte. Ok. Raid sta sempre come illudermi con due champion per poi non darmi mai più il terzo, o sette nel caso di Nasus. Vediamo questi oggetti. Questa è una spatula. Queste sono due spatule. What? Cioè, sono tipo quattro partite che non vedo una spatula, ora me ne quattro, due assieme, what? Ah, ups, me l'ho dimenticato il champion in più. Quello della spatola. Cioè della Force of Nature. Lo vedo male, Nasus. Ma è tornato l'hyperroll di Woodland e Renekton? Quando pensi che una cosa non esista più, sono sempre pronti a stupirti. Oh, ho visto la prima Soraka finalmente. Eccolo che è arrivato alla fine, dai. Ho 5 light, devo puntare a fare il livello in fretta alla fine, a meno che voglia togliere Twitch. Per ora lo metto. Mi sa che a livello rimetterò dentro Twitch. Ma per ora voglio giocare con 6 light. E mi sembra opportuno, tutto sommato. Ah, questa è la Kindred malvagia. Ma questo giro magari me la posso giocare un po' meglio, vediamo. Ottimo.
Ah, che bella la vendetta. Oggetti ho ancora una attack speed e basta, ho fatto una static shield, mica mi ricordo, no, non avevo fatto una static shield, assolutamente. Sì, quindi dovrei prendere una magic resistance con l'oggetto che avevo, e anche con il ruolo che avevo. Dai, che me la lasciano una per forza. No, per forza no. Speriamo. Potrebbero anche prendersi Brand. Ormai faccio le finte perché ho trovato così tanta gente che prende l'oggetto che voglio prendere io per sfregio che. Cerco di prevenirli. Soraka, vabbè, basta. Devo tenere un po' di gold almeno per il prossimo turno, così rimetto dentro Twitch e poi piano piano mi cercherò i champion. Me ne mancano davvero tanti a 2 stelle. Che strano team, Blade Master con gli oggetti su Yasuo. Ha funzionato. C'è da dire che io ho molta roba a una stella, per cui il mio team è abbastanza una pippa al momento. Oh, ok, ho un champion in meno, una stella. Resto a 40 gold, tanto ho anche appena perso la win streak e al prossimo turno cercherò di rimettere Twitch o qualche altro di carry. Di carry range è abbastanza importante per me trovare Aatrox e Lucian comunque, perché mi serve qualche danno in più. Vayne non ha l'infinity e quindi non fa dei buoni danni. Ma sono finito di nuovo contro lo stesso di prima? Ma questo è lo stesso team di prima? Com'è possibile? Ci sono proprio gli stessi champion con gli stessi oggetti. Allora, questo è uno. Dark Disc. Ma what? Ma questi hanno fatto lo stesso team? Io non ho mai visto in una partita prima di questa fare 3 oggetti su Yasuo, tra cui la Guardian Angel, e ora improvvisamente è partita questa nuova moda tutto di un colpo. Vabbè, se la dobbiamo mettere così, allora io metto Lucian qua e Yorick qua. Anche lui con la sua bella Redemption, che tanto è l'ultimo oggetto che posso fare. Quindi quello è, facciamo il livello, mettiamo dentro lui, in mancanza di meglio al momento è quello che posso fare. Twitch. Sì, magari anche meno reroll, comunque non ho trovato niente, quindi è a posto così. Ma non funziona proprio. Questo Trin mi distrugge con 4 Ranger. Vayne, l'unica che proprio non avevo modo di completare. Fare ancora un reroll. No, niente, anche a voler tryhardare non mi dà nulla.
Sì, inizio ad avere un forte sospetto che questa partita non finirà benissimo. Dovrei vincere almeno una o due adesso, se no veramente. No, dai, di nuovo, ste robacce. Mi ha one shottato Leona, ma non è possibile. Ah, alla fine ho vinto. Strano, non mi sembra particolarmente più debole dell'altro questo team, eppure siamo tutti appiccicati da 35 a 15 punti. 20 punti tra il primo e il settimo è strano. Sono quelle partite difficili dove si gioca tutto alla fine e quindi finisce tutto in modo terribile e random. No, che brutta cosa, fammi vendere lui che tanto ormai. Niente, devo fare un'altra partita senza né Aatrox né Twitch, né Nasus. Ah, questo è il team che dicevo prima. Beh, sto reggendo comunque. Ottimo. A una certa sembrava che stesse andando proprio male, invece piano piano Lucian se l'è carriata. E la Giant Slayer è andata. Siamo ancora in 7, per quello la scelta degli oggetti è ridicola. Prenderò questo per Vayne. Che devo fare? Ok, Lucian, niente. Lucian. Ash. Non l'ho venduta apposta. Ah, oh, guarda chi c'è. Mi vendere questo. Me ne dai uno tra. No, proprio no. Beh, per ora metto. Sì, preferisco lui. Fammi cercare Ashe. Niente. E niente, vabbè, ci ho provato. Comunque Nasus a 3 stelle non è particolarmente rilevante. Ma no, Lucian su Leona, con tutti quelli su cui poteva andare. Ok, buono, è fatta. Molto bene. Ora dovrebbero uscire tutti nel giro di un paio di turni. E magari tra tutti sono compreso anch'io, ma. Non ancora. Due reroll per trovare Ashe. Uno. Due. Bene. Ok. Non male. Faccio così. Voglio che Ashe parta subito con il buff all'attack speed, che non è per niente male con la static shield. La metto di qua. Ok, questo è il team con Kindred che mi pare di aver già battuto una volta, o ricordo male. Ah, gli ho fatto malissimo. Uno è uscito, un altro è uscito, top 4. E un altro uscito e siamo in tre. Non mi aspettavo che questa partita finisse così bene e così in fretta. E sono sicuro di aver detto molte volte l'esatto contrario, quindi. Peccato che questo oggetto sia inutile allo schifo.
Ma tu guarda. Ah, questo ha dato un talismano flight e mi ha dato una roba per i berserker, ma che ci devo fare? Meno male che avevano ridotto gli oggetti di classe ai draghi. Devo stare pure attento su chi lo metto perché poi mi zompa in avanti in modo ridicolo. Lo darò boh, a Nasus. Sì, dai, gli diamo della schivata. No, lo diamo a Yorick. Diamo a lui la schivata. Questo lo mettiamo qui che porta fortuna. E posso pensare di fare il livello 6? No. Non posso proprio pensare nulla di neanche lontanamente simile. A parte che volevo dire livello 9, ma... Vabbè, ci siamo capiti. Ok, pare che il mio ritorno in platino, sì, in Diamond 2 sia stato più veloce del previsto. Questo era contro il Ghost perché era contro una Tibbers. Cioè un Tibbers di... Ma magari ci posso anche credere di fare il livello. Se dovessi perderne due di fila, ma non di molto, forse mi conviene. No, ma era sua Annie. Boh, sono confuso. Grazie al cazzo che hai solo livelli 1. Sono tutti 5 ste, cioè sono tutti da 5 gol. Non puoi avere tutto, che comunque poi vince lo stesso questo team, quindi c'è poco da lamentarsi alla fine. Se ne perdo un'altra così sono fuori. Questa è la triste realtà. Ho spostato un po' di roba per togliere intanto i miei AD carry da vicino ad Amumu e poi ho provato a mettere lo scudo di Karma su Ashe, che forse alla fine fa più danni con la Static Shield di quelli che fa Vayne. Sì, infatti è stata un'ottima mossa, GG. Comunque, boh, non mi sembra di aver fatto una partita spettacolare. Ho fatto un team banale, ho trovato due spatule e ho vinto. Ok, sono tornato in Diamond 2. Quanti punti? 16. Stavo a 75, quindi me ne ha dati 25 più 16, 41. Non molti, più o meno nella norma. Va bene. Ho fatto una breve escursione in Platino 3, sono tornato in Platino 2 e la sofferenza riprende proprio lì da dove era rimasta. Sono le 3:30, quindi direi che posso andare a dormire. E buonanotte a tutti, oppure buongiorno a quelli che si guarderanno la... Buona giornata a quelli che si guarderanno la partita domani in un orario normale. Ciao ciao.